Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se le rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via e alcuni di loro vengono da lontano». Gli risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto?» E domandò loro: «Quanti pani avete?» Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono, e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000, e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Parola del Signore. La moltiplicazione dei pani narrata dal Vangelo ci mette di fronte a un miracolo operato da Gesù. Ma più che al miracolo, noi vogliamo attendere questa mattina alla compassione del cuore di Cristo, che si preoccupa di sfamare la gente nello spirito perché li trovava come pecore senza pastore, e si preoccupa anche del pane materiale perché non vengono meno lungo la strada del ritorno. Guardiamo al cuore di Cristo compassionevole. Compassionevole per i bisogni spirituali, compassionevole per i bisogni materiali. Soddisfa la gente nei bisogni spirituali con il pane disceso dal cielo. Io sono il pane disceso dal cielo. Lui è il pane della verità e dell'amore. Chi crede in Lui non verrà mai meno. E questo pane disceso dal cielo diventerà Eucaristia, che non serve tanto a sfamare il corpo quanto a sfamare lo spirito, quanto a dare vita allo spirito, quanto a illuminare la mente, a rinnovare il cuore, a ridare vita nuova, ossia ad alimentare la vita divina in noi. Però Gesù ha cura anche del corpo e ha cura della vita umana, oltre che della vita divina, perché la vita umana è il supporto della vita divina e perché l'uomo è fatto di anima e di corpo. Gesù ha sollecitudine anche del nostro corpo. Sfama la gente che ha bisogno. 3 giorni di cammino, hanno consumato tutte le scorte e non hanno da mangiare, e il cuore di Cristo si commuove. Si commuove e moltiplica i pani, così come per incanto rende grazie a Dio, benedice, e quella resa di grazie a Dio, quella benedizione e moltiplicazione dei pani.
tutti mangiano e si saziano, perché il buon Dio ha cura anche dei nostri bisogni materiali. Dio ha compassione di tutto l'uomo che cammina dietro di lui. Però ecco la condizione, quella che ho accennato, andare dietro di lui. Soltanto seguendo lui noi avremo la vita e dell'anima e del corpo. Diceva altrove Gesù: guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, non hanno granai, eppure il Padre vostro li nutre. Guardate i fiori dei campi, come sono belli, guardateli nel loro splendore. Neanche Salomone era vestito di abiti così belli, così graziosi come i fiori. Eppure non tessono il loro vestito. È il Padre del Cielo che ha cura dei fiori dei campi. E allora questo Padre che ci viene presentato da Gesù è un Padre che ha cura di tutti. Vedremo se ha cura di noi, ma ha cura di tutto quello che ha creato. Perché tutto quello che ha creato è oggetto del suo amore, è uscito dal suo cuore. E lui ha cura degli animali, ha cura delle piante. Il mondo degli animali e il mondo delle piante, cioè la fauna e la flora, sono benedetti da lui, curati da lui. Lui è il Padre buono che si prende cura di tutto quello che ha amato fin dall'eternità. Hanno una breve vita gli animali e le piante, non hanno una vita eterna, però hanno una vita, sono state create dal Padre. E il Padre si prende cura di quelle cose che ha create, perché crescano secondo la loro natura e compiono il loro cammino e glorificano Lui. Quanto più, dice Gesù, il Padre vostro del cielo non ha cura di voi che siete i Suoi figli, siete stati creati a Sua immagine e somiglianza, gli appartenete, e quando vi siete perduti per la strada egli ha mandato il suo figlio: io sono l'inviato del Padre per cercarvi, io do la mia vita per voi, per riscattarvi dal vostro peccato, ricomprarvi, darvi una vita nuova, per ricondurvi al Padre. Quanto più io, che sono Padre e voi siete figli, non ho cura di voi, e allora voi valete più dei passerotti che si vendono due soldi a quei tempi. E ha cura anche di voi più che dei gigli dei campi, dei fiori, delle colline che oggi fioriscono al mattino e disseccano alla sera. Voi valete molto, ma molto di più dei passerotti, molto e molto di più dei fiori. E allora perché vi preoccupate? C'è il Padre vostro del cielo. Però non affannatevi a cercare di più di quello che è necessario, perché non vale la pena, è tutto affanno. Ed è la verità che noi non consideriamo. Noi più abbiamo e più vogliamo. Non ci limitiamo al puro necessario. E diceva Gesù: quando avete di che mangiare e di che vestire, quando avete dove abitare, non preoccupatevi del resto.
non vale la pena, perché è breve la vita dell'uomo e tutti affanno, tutte lotta quando voi cercate il di più di quello che è necessario per abitare, per mangiare e per vestire. È il dramma dell'umanità. Ci sono quelli che si arrampicano sulle spalle degli altri per mangiare bene, accaparrarsi i beni della terra. Ci sono quelli che derubano e ci sono i poveri che soffrono. Ma se tutti ci contentassimo del necessario, come sarebbe bella la vita? Quale convivenza pacifica ci sarebbe tra di noi? Se non ci fossero quelli che vogliono denaro, vogliono divertimento e non sono mai sazie, vogliono palazzi e non sono mai sazie, vogliono denaro, denaro, denaro e non sono mai sazie, come la vita sarebbe diversa? Ed è questa vita pacifica che il Signore vuole da noi, instaurare la civiltà dell'amore. Quando noi ci amiamo gli uni gli altri, quando noi ci accogliamo gli uni gli altri e quando prendiamo quello che è necessario nella vita, perché il buon Dio ne dà a sufficienza per tutti gli uomini, perché è un padre che ha cura di tutti gli uomini, e allora non ci sarebbe quello che noi adesso vediamo, non ci sarebbero oppressioni, guerre fratricide, non ci sarebbero Tangentopoli né Manettopoli né tutta questa roba. Ci sarebbe la pace, la gioia, la serenità. Guardate, hanno scoperto in questi giorni molti popoli selvaggi, proprio l'ho vista la televisione per caso, gente che è separata da noi da 30.000 anni nell'evoluzione, all'età della pietra, all'età della raccolta, eppure sono felici. Mangiano dei frutti della terra, raccolgono i pesci del mare, la selvaggina che offre la foresta, mangiano le erbe, hanno una famiglia perché osservano la famiglia secondo le regole tribali, vivono in pace e sono felici, felici, pur non avendo niente. Non è vero che la felicità dipende dal benessere. Il benessere produce infelicità. Ecco la caparbietà dell'uomo nel volere avere, 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 non comprendendo che più si ha, più si è infelice. Perché più si è prigionieri delle cose, mentre l'uomo è stato creato libero, non prigioniere delle cose. Se tu hai poco, sei legato con una catena, ma se tu hai molto, sei legato da 100 catene. Non sei libero. È libero chi è povero, chi si affida a Dio, chi si contenta di quelle che il buon Dio dà. E questa povertà di spirito, questa povertà che è felicità, che ci rende veramente uomini, pone il canto della libertà sulle nostre labbra. È un discorso lungo che noi non possiamo comprendere, attanagliati come siamo. I nostri occhi hanno la balugine e non vediamo la verità, per cui non vediamo il valore della povertà, il valore delle poche cose. E questo affidarsi a Dio, questo dipendere da Dio, questo lasciar via il superfluo e attenersi al necessario che il buon Dio non lascia mancare. Perché detto, cercate il regno di Dio e quello che è giusto
e tutto il resto vi sarà dato. Sono parole del Signore. Se noi cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, quello che è giusto, noi non mancheremo di nulla. Ed è detto nella scrittura ancora: non ho visto un giusto o un figlio di un giusto mendicare il pane, perché il buon Dio dà il necessario a tutti, il necessario, non il superfluo, perché il superfluo fa male all'uomo. E quello che noi non comprendiamo, crediamo di trovare la felicità quanto più noi cose abbiamo, mentre più abbiamo più siamo schiavi, meno uomini. Quello che noi vogliamo comprendere, che il buon Dio ci apra gli occhi e ci faccia comprendere che il futuro dell'uomo non è nell'avere di più, ma il futuro dell'uomo è nel cercare la giustizia di Dio, nel cercare il bene, nel cercare la verità. Il futuro dell'uomo è nell'amare il proprio prossimo. Dio ha indicato la via, e che noi non vogliamo seguire la via della giustizia, la via dell'amore, la via della verità. Preghiamo il buon Dio questa mattina perché la sua luce risplenda nei nostri occhi e perché noi possiamo vedere. La preghiera che noi faremo questa mattina è la preghiera per la guarigione degli occhi. Che significa guarigione degli occhi? Significa vedere la verità. Noi non vediamo la verità. Vedere la verità di Dio e vedere la verità dell'uomo. Vedere la verità di Dio significa contemplare il Signore, riconoscere il Signore, le vie del Signore, avere un cuore libero per avere occhi puri e vedere il Signore, questo Dio buono che ci ama, perché a furia di camminare con gli occhi per terra dimentichiamo che c'è il cielo, dimentichiamo che c'è un Padre che ci ama, dimentichiamo che c'è Cristo che è morto per noi. E qualora che il Signore ci apra gli occhi alla verità di Dio e ci apra soprattutto gli occhi alla verità degli uomini, alla verità nostra, ossia di ciascuno di noi, e alla verità degli altri. Noi abbiamo gli occhi chiusi sugli altri e abbiamo gli occhi chiusi su noi stessi. I tre parametri: Dio, gli altri, noi. Abbiamo gli occhi chiusi. Non sappiamo vedere la verità di Dio, la verità degli altri, la verità di noi. Perché i nostri occhi sono malati. I nostri occhi sono ciechi. E Gesù è venuto per aprire gli occhi ai ciechi. Lo Spirito di Dio è su di me, perché Egli mi ha unto per aprire gli occhi ai ciechi, per liberare i prigionieri. Ecco, Gesù è venuto per aprire gli occhi ai ciechi e per liberare i prigionieri. Noi siamo i prigionieri, che siamo incatenati e non lo sappiamo, e siamo ciechi che non vediamo. Questa mattina preghiamo il buon Dio che ci apra gli occhi su Dio, per riconoscerlo Padre buono e provvidente, Padre che cammina davanti a noi, Padre che ci ha inviato il suo figlio per redimerci, Padre che si prende cura di noi,
riconoscere che Lui ha mandato il suo Spirito dentro di noi, il suo amore dimora dentro di noi. Abbiamo un Padre pieno di amore, un Padre che ci ama. Questa è la verità di Dio, e che si prende cura di noi, della vita materiale e della vita spirituale. La verità sugli altri. Chi sono gli altri per noi? Dicevano gli antichi, homo homini lupus, ogni uomo per l'altro uomo è lupo, perché c'è l'egoismo nella contesa della vita, nella lotta per la vita. Siamo dei lupi, anche quando non lo sembriamo, anche quando per un certo rispetto a noi o per una certa furbizia non lasciamo trasparire i nostri sentimenti. Ma l'uomo è lupo verso l'altro uomo. Questo dicevano gli antichi. E aggiungevano, la donna è più lupa verso l'altra donna. Scherzando. Fratelli e sorelle, invece, chi siamo noi? Siamo fatti tutti all'immagine del Padre, tutti figli dell'unico Padre, e se rispettiamo il Padre, rispettiamo coloro che sono stati generati dallo stesso Padre, e in cui il Padre ha posto il suo seme, il suo sigillo, la sua immagine. Perché non rispettando i figli, non rispettiamo neanche il Padre. Se noi ci vedessimo come figli di Dio. E che cosa noi siamo? Siamo membri gli uni degli altri, perché formiamo l'umanità di Cristo, la nuova umanità. Tutti siamo membri di un unico corpo. E come una mano rispetta l'altra mano, come un occhio rispetta il piede, come la testa ha sollecitudine di tutte le altre membra, così anche noi, formando un solo corpo, dobbiamo essere solleciti gli uni degli altri. E non avere invidia gli uni degli altri. Una mano non ha invidia dell'altra mano. Una mano non ha invidia del piede. Perché tutti compiono una funzione, e nel benessere della mano c'è il benessere di tutto il corpo e del piede di tutto il corpo. E quando un membro è onorato, tutto il corpo ne gode. Ecco chi siamo noi. Siamo figli dell'unico Padre. Abbiamo il sangue di Dio dentro di noi. Siamo stirpe divina. E abbiamo dentro il cuore l'amore. E siamo membri gli uni degli altri, perché formiamo il corpo di Cristo. E non sapete che ognuno di noi c'è il Cristo? Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E allora perché non vediamo Cristo negli altri? Perché abbiamo gli occhi malati, perché siamo ciechi. Non perché Cristo non abita nel fratello. Cristo abita nel fratello, avrà un volto sfigurato per il peccato, sarà malato, sarà carcerato. Io ero malato, io ero carcerato, io ero affamato. Muta il volto nel volto dei molti fratelli, ma è sempre lui. E quando gli occhi sono perspicaci, noi arriviamo a vedere il suo volto nel volto dei molti fratelli. E che gli occhi nostri sono cisposi, tanti occhi nostri sono ciechi. Ecco perché non vediamo il Cristo negli altri, non vediamo il Figlio di Dio negli altri, che il buon Dio ci apre gli occhi, perché vediamo come il Dio della verità e dell'amore, così il fratello e la sorella che portano il volto di Cristo, che sono figli di Dio come noi. E come una mano ama l'altra mano,
Così dobbiamo noi amarci, rispettarci e aiutarci gli uni gli altri. Questa è la civiltà dell'amore, questa è la civiltà della luce. Voi un giorno eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Ecco la luce degli occhi. Dio ci apre gli occhi a vedere Lui e a vedere gli altri. E dobbiamo aprire gli occhi su di noi, perché noi abbiamo una falsa concezione di noi. Chi sei tu che ti credi qualcuno? Tutti siamo super giù, superbi. Si tratta di misurare l'altezza della superbia, ma superbi ci siamo tutti. Sia che dimostriamo di averla, sia che non dimostriamo di averla. Ognuno di noi ha una stima di se stesso, una concezione molto alta di se stesso. Si esorta l'Apostolo: abbiate di voi l'opinione giusta. E chi siamo noi? Soltanto Dio ce le può rivelare. Nella luce di Dio possiamo vederci. Soltanto se Dio ci apre gli occhi, vediamo la grandezza nostra e la miseria nostra. Qual è la miseria nostra? Che tutto abbiamo ricevuto. Nessuno si è data la vita. Tu ti sei data la vita? No. Se tu non esistevi, non ti sei data la vita. Si è pensato a mio padre e mia madre, ma mio padre e mia madre hanno avuto da Dio la vita, e poi l'anima, chi te l'ha dato? Te l'ha dato Dio. Dunque tu da te stesso non ti sei data la vita, e tutto quello che tu hai lo hai portato nudo. Sei uscito dal grembo di tua madre e nudo ritornerai alla terra. Tu non hai niente di te stesso, e l'intelligenza chi te l'ha dato? E la volontà chi te l'ha dato? E quei doti, quei carismi che hai, quei talenti che hai, chi te l'ha dato? Nulla abbiamo che non abbiamo ricevuto. Noi tutto abbiamo ricevuto. E allora perché ti glori quasi che quello che hai non l'avessi ricevuto? Quasi che fosse tuo. Di tuo non hai niente, tranne il peccato, che è appunto la negazione del bene a cui tu aderisci. Ma poi dei beni che hai, delle stesse virtù che hai, della stessa santità che hai, non sei padrone. È Dio che crea in te le virtù con la tua collaborazione, ma è Lui che crea in te le virtù, è Lui che crea in te la santità. Tutto ricevi da Dio, ma tu sei polvere e cenere, sei nulla. È Dio che ti ha fatto e ti fa continuamente. Se Dio cessasse di soffiare la vita su di te, tu cesseresti di esistere. La tua vita è tanta precaria, superiore agli altri, e se lo sei superiore agli altri è dono di Dio, perché tu usi quello che di più hai degli altri per il bene degli altri, per la gloria del Signore, non per te. Ma riconosci anche la tua grandezza. Sei figlio di Dio, sei stirpe divina, sei familiare di Dio. La tua patria non è questa terra. Dal cielo sei venuto e al cielo devi andare. Non ti imbrigliare nelle cose della terra, perché sei stirpe divina. La tua patria è il cielo, la tua città è un'altra, quella verso cui sei diretto. Vivi da figlio di Dio. C'è un codice divino dentro di te, il codice di Cristo, che ti obbliga a vivere secondo la legge di Cristo, secondo la legge divina, perché non sei uomo semplicemente, non sei animale, ma sei figlio, sei Cristo. Se tu vivi secondo gli istinti, disonori te stesso. Se tu vivi semplicemente secondo natura, secondo la ragione, disonori te stesso.
tu sei stirpe divina, tu sei figlio di Dio, la tua sorte è segnata nei cieli, mentre tutto perirà, tu invece rimarrai in eterno. Ecco la grandezza dell'uomo, lo hai fatto poco meno degli angeli, o come dice il testo, poco meno di Elohim. Per questo Dio si prende cura di noi, dei figli degli uomini, perché non vuole perdere nessun uomo, perché è carne sua, parte sua, perché ognuno porta la sua immagine, c'è qualche cosa di lui dentro di noi, e Dio non vuol perdere nulla di se stesso. Ecco la grandezza dell'uomo. E allora domandiamo al Signore che ci apra gli occhi questa mattina, a vedere Lui, a vedere gli altri, a vedere noi, nella luce sua, non in quella luce frammischiata a tenebre che abbiamo noi, per cui la visuale delle cose è storpiata, non sappiamo vedere Dio, non sappiamo vedere gli altri, non sappiamo vedere noi. Signore, ti chiediamo questa mattina di darci la luce degli occhi, di mettere a fuoco la verità su di te, sugli altri e su di noi. Aprici gli occhi, Signore, perché noi possiamo camminare speditamente nel cammino della vita, noi che siamo i figli del giorno, i figli della luce. Un giorno eravate tenebra, ora siete figli della luce. Camminate finché giorno, camminate nella luce, perché verrà la notte e nessuno cammina di notte. O Signore Gesù, Tu che apristi gli occhi ai ciechi, Tu che sei venuto per le porte ai ciechi, aprici gli occhi sulla realtà, sulla verità, aprici gli occhi, perché noi non camminiamo a tentoni. Aprici gli occhi, Signore, e mandi in questo momento il Tuo Santo Spirito su di noi, lo Spirito che è luce, lo Spirito che è verità. Manda il Tuo Spirito di verità sopra di noi. Spirito, Alinyana Sharayana Shima, O Alinya Gaya Lakashi Montagara Nashikara Tami, Yalana Yara Shinavata Narashi, Shulinyana Galena Narayanu Sinokolo Yentaku, Staranuketa Matashote Katasti, Yulini amarana yena kala yanto kotete shurate Yamanina larantia nakanania Elemantu staro anante E alariano sten koroto Yulimi anarayana kenta she Shaharahanaka Anidi konti bahyala katftianidato Tamya stiam toroke yudinastari nama.
Signore, ch'io veda, ch'io veda la luce. Signore, ch'io veda, Signore, aprimi gli occhi, tu che passi in mezzo a noi. Signore della luce, vieni a liberare dalla valugine i miei occhi, dirada le mie tenebre, perché io ti veda. Vieni, Signore, illumina i miei occhi, perché io veda il tuo volto, perché io veda il volto dei miei fratelli, perché io veda dentro di me la verità. Illumina i miei occhi, sveglia tu che dormi, e Cristo ti illuminerà. Io sono la luce del mondo, chi cammina con me non cammina nelle tenebre. Ecco, di nuovo disse Gesù, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E adesso, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di vederci veramente, di non essere ciechi. Chiediamo al Signore di aprirci gli occhi. Aprici gli occhi, Signore, gridate così. Apri i miei occhi, Signore, perché io veda la verità. Perché io veda la verità su di te. Vede la verità su di me. Vede la verità sugli altri. Per camminare nella luce e venire incontro a te. Toccami gli occhi, Signore, e liberami dalle tenebre. Alleluia. E adesso chiediamo al Signore la guarigione, la liberazione e tutte quelle grazie che il Signore vuol darci e di cui noi sentiamo il bisogno. Confidiamo nel suo amore. Lui sfamò 4.000 persone perché ne avevano bisogno, e Gesù darà a noi secondi i nostri bisogni. Confidiamo in Lui. Possiamo aspettare 2 giorni, 3 giorni, ma alla fine il Signore farà il miracolo e ci darà quanto chiediamo.